L'ultima puntata con Simone in versione Alberto Angela ha avuto molto successo, vuole ripetere l'esperimento e vi parlerà appunto del palazzo dello Shogun, residenza dello Shogun, quindi il generale giapponese. Vai Simone. Va bene, il Ninjo-jo, che è il castello, e era la sede dello Shogun, che era praticamente il capo dello shogunato, il governo militare del Giappone. E abbiamo visto molte sale, tutto di legno, e le pareti praticamente fatte con carta di riso per diciamo, far passare la luce. Bellissima atmosfera, con quella carta lì. Poi i pavimenti erano tutti di legno, in tavole di legno, e mentre passi, quando calpesti il pavimento, riproducono il suono del usignolo, quindi veramente molto bello. Questo effetto era voluto appunto per evitare spiacevoli sorprese al generale o comunque alle sue guardie. E inoltre nelle stanze ci sono appunto dei nascondigli per permettere alle sue guardie di fare al meglio il proprio lavoro. Cose, tutti, ci sono vari livelli di altezza diciamo, dei pavimenti e i signori feudali stavano in quello più basso, mentre lo shogun stava in quello più alto quando c'erano appunto i ricevimenti. E questo palazzo si trova all'interno di ben due fossati bellissimi, e ci sono sempre carpe, ovunque c'è uno specchio d'acqua, molto molto bello, inoltre alberi da frutta in fiore in questo periodo. Sto per fare i capelli a Simone per impedire che si trasformi in Magalli. Accovacciati il più possibile. No, così mi viene tutto addosso. Scemo, scemo. Ma tutto addosso, Mi presta te passerà il fono, no? Col fono te se ne andrà. Dai, dai. Ecco la tostatura. Devi andare contro, non contropelo, eh. Come contropelo durano di più. Occhio, No! sbatti la capoccia, già sei stupido per conto tuo. Jungle out there, fighting voices. I can't wait till much of.
you for a long, long time. Just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants the flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in our bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just some one that starts the spark in our bonfire heart. Siamo giunti qui sulla vetta del Monte Koya San e quindi ovviamente per non perdere il ritmo delle 500 calorie all'ora abbiamo deciso di imbatterci in un dolcino che ha una consistenza che pensavo molto... fosse un po' più duretto invece. Non riusciamo a capire come mangiare. Vediamo. Addendiamo. Probabilmente sarà i fagioli. Anche se la signora ci ha detto. Dici? Molto buono. Ottimo. Buonasera ragazzi, siamo qui a Koya San, che è una località montana giapponese. Siamo partiti da Osaka questa mattina, a ora di pranzo in realtà, dopo ben 5-6 mezzi, fra cui metro, treni, funicolare, autobus, abbiamo raggiunto questo tempio e siamo ospiti di monaci buddisti. Abbiamo già fatto cena alle 6 di pomeriggio e adesso nulla, siamo chiusi qua, non possiamo uscire, entrare, fare nulla. E sono le 7.40, quindi ci inventeremo qualcosa da fare. E poi di domani? Niente, ci sarà l'esperienza di meditazione alle 6 la mattina, 6 e mezza la mattina, durerà circa un'oretta e poi colazione per poi ripartire con stessi mezzi verso Osaka. Riprenderemo Franco lì, Franco lì non c'è qui con noi, ma non l'abbiamo perso. Ciao ragazzi, siamo a Matsumoto, prefettura di Nagano. Per oggi era prevista una gita nelle Alpi giapponesi, ma purtroppo piove. Piove qui, ma nelle Alpi ancora di più, e quindi abbiamo ripiegato su Azumino. Questa Wasabi Farm è carina, è pieno di turisti, ma tutti giapponesi, quindi abbiamo fatto una cosa strana per un occidentale. E nulla, che aggiungere? Il wasabi cresce nelle rocce e è annegato sull'acqua praticamente. Per venire qui abbiamo avuto la brillantissima idea di prendere delle bici sotto la pioggia e fare 7 chilometri. E ci siamo molto divertiti. Divertentissimo ragazzi, ve lo consigliamo. Non vi abbiamo ancora detto che questa è la Golden Week, siamo appena entrati nella Golden Week, e praticamente sono 5-6 giorni di festa nazionale, dove in Giappone nessuno lavora. E questo sarebbe bellissimo per qualsiasi popolo, ma soprattutto per i giapponesi, dato che hanno 10-11 giorni di ferie l'anno. Quindi il pro è l'atmosfera di festa che si respira ovunque e speriamo soprattutto di viverla in città, a Tokyo, negli ultimi giorni. Il contro è che
è il Giappone, pieno di giapponesi, e quindi dovunque adesso. Siamo a Ginza, è un quartiere molto commerciale, pieno di negozi, ma in realtà ho passato gran parte del pomeriggio a Chiabara. C'eravamo già stati settimana scorsa, ma ora sono voluto tornare perché è meraviglioso, un'atmosfera surreale, un intero quartiere dedicato ai videogiochi, ai manga, ai retro game, agli anime, e cioè gente vestita stranissima in strada. E siamo andati in un intero palazzo dedicato ai retro game, per esempio ho giocato nella Slug con Franco, è super divertente, è una cosa unica al mondo, veramente bellissimo. Adesso andiamo alla torre e cerchiamo di vedere un po' di panorama, oggi è tutto sereno e magari riusciamo a vedere anche il Monte Fuji che ci è sfuggito nel giorno precedente. Thank you.
giriamo le stesse sedie però un po', vai. Silioni, mostra come si gira le stesse. Possiamo creare un salottino. Un bel secondo salottino. Secondo me possiamo crearlo. Ed ecco a voi che spawn. Ecco. Abbiamo fatto vedere come si girano le sedie in Giappone, in treno. Lo zaino leggero. Ci stiamo andando, guarda c'è il sole. Oggi è una giornata soleggiata, siamo qui ad Nakagora e in questo momento siamo pronti. Faremo una bella giornata con tutti e due gli zaini. Quello di Sileone, devo tagliare i capelli. Quello di Sileone è molto compatto e comodo. Infatti potete vedere come è rilassato e sorridente. Cesare invece deve continuare a tagliarsi i capelli perché crescono troppo folti. Sembra magari. E va a sbattere contro le cassette postali. Hai detto che c'hanno dei biscotti in neuroni? C'è un pericolosissimo cerbiatto. Ora la portiamo. Specifica che sono cinese e non giapponese. Così tardi. Un cerbiatto, manco fosse un leone. Dite qualcosa, vi prego. Ragazzi, la scena parla chiara. Queste tre ragazze abbiamo visto tre neuroni impazziti. Guardalo il cerbiatto. Dai, cocco. Malefico. Come rincorre la cinese spaurita. Eccolo. Ecco la terza. Ecco, arriva in soccorso. La cerbiatta. Neurone numero 3 in arrivo.